Buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Allora, anche se un po' in ritardo, faccio il video del post Napoli-Torino 3-1. Allora, ho scritto un post come faccio sempre dopo la partita sulla mia pagina Facebook Napoli Unica Passione e giù con le critiche, mi sono piovute addosso un sacco di critiche. Allora, le critiche da chi? Da chi è stato spesso tutta l'estate a dare conto della Ventis, chi ha preso parte al gruppo A16, chi criticava la campagna acquisti, mentre il sottoscritto ha sempre difeso le scelte della società, ha sempre appoggiato la squadra. E le mie non sono critiche, ma delle analisi post partita. Poi nel calcio ci sta che uno può essere d'accordo più o meno con la mia analisi. Io dico delle cose, poi dico sempre una cosa fondamentale: ci si può confrontare, ma nel lungo termine. Cioè io 8 volte su 10 quello che dico con abbondante anticipo poi si verifica puntualmente, poi nessuno più legge niente, nessuno più dice sì, evidentemente avevi ragione. Qua si parlava di Fabio Aruzzi l'anno scorso, che non capivo niente di calcio perché criticavo puntualmente Fabio Aruzzi, che è un giocatore che non mi piaceva e non mi piace perché era lento, macchinoso e monopiede. Mi pare che nessuno sta rimpiangendo Fabio Aruzzi, la manovra ne ha acquistato in velocità, lo botto che ha preso in mano il centrocampo e per 3 anni gli ho fatto la testa così, dicendo che Zelischi e Fabio non erano dei centrocampisti ma delle mezzale, e che il Napoli non poteva permettersi di giocare con entrambi i giocatori in campo. Scusate, dicevo proprio Fabian e Zelischi, perché il Napoli così prestava il fianco all'avversario perché non aveva filtro al centrocampo. Guarda caso l'anno scorso come viene acquistato Anguissà, che stiamo vedendo che tipo di calciatore è, e quando lo Bottoca finalmente ha acquistato la forma fisica abbiamo trovato un centrocampo che finalmente dopo svariati anni fa girare la squadra e Napoli sta ingranando. Ok, questo solo per fare una premessa, perché ripeto, mi piace confrontarmi sul calcio e sulle partite tranquillamente, però dire che io sono uno troppo critico dopo una vittoria non è così. Torniamo alla partita di stasera. La mia analisi è molto semplice: il Napoli nei primi 40 minuti è stato fantastico, ha dominato la partita, ha fatto 3 gol, dopodiché si è spenta la luce e per 50 minuti il Napoli non mi è assolutamente piaciuto. Ha lasciato il pallino in mano al Torino e ci sta perché sei sul 3-0, ma per 50 minuti, tolto il tiro di Lozano che ha impegnato il portiere, non ha mai impensierito la difesa del Torino con una ripartenza. Il Napoli non riusciva più a ripartire, perché come è calato un po' Anguissà e Lobotka, che giustamente devono anche rifiatare, non possono tirare sempre loro la barca avanti, il Napoli si è abbassato troppo nei propri 25-30 metri e ha rischiato, dopo il 3-1 a fine primo tempo, subito dopo, nell'azione successiva al 3-1, poco dopo, pochi minuti dopo, con un colpo di testa sempre di Sarabia, se non mi sbaglio, che ha sfiorato il palo, e là se vai sul 3-2 ti fai un secondo tempo, poi all'inferno, ok? Una partita che doveva essere chiusa, dovevi vincere in scioltezza. Quindi questi cali di tensione, questi cali di prestazione a me non vanno giù, perché ho paura che come l'anno scorso il Napoli iniziò con 10 vittorie consecutive, ricordiamolo, poi man mano incominciò a scendere di intensità. Quando Anguissà incominciò insomma a tirare il fiato insieme a Lobotka, e quando poi lo stesso Anguissà andò in Coppa d'Africa, il Napoli ebbe un calo vertiginoso, e se siamo arrivati in Champions è grazie a quelle 10 vittorie fatte a inizio campionato. Quindi non vorrei ritrovarmi nella stessa situazione. Io parlo e dico da anni che le grandi squadre devono avere un grande centrocampo. Oggi il Napoli con Lobotka e Anguissà, secondo me, è uno dei centrocampisti fenomenali. Forse, secondo me, è il centrocampo più completo della Serie A, però non ha ricambi. Stiamo aspettando un Dombele che anche oggi è subentrato, ma che anche oggi non mi ha convinto.
stiamo aspettando che recuperi la condizione e voglio sperare che non sia come Lobotka, che ci mette un anno di tempo per ambientarsi nel nostro campionato. Perché quando verrà il momento che i nostri centrocampisti dovranno per forza di cose tirare un bel fiato, avremo dei problemi, avremo dei grossi problemi, ok? Poi dopo, quando succede, poi nessuno più viene a commentare sotto i miei video o sotto i miei post. Va bene, l'anno scorso, dopo la prima partita di campionato, Genoa-Napoli, Napoli vittoriosa a Genoa, dissi: a me il Napoli, nonostante la vittoria, mi preoccupa, perché ha concesso troppo a una squadra mediocre come il Genoa. Andate a vedere i miei post dell'anno scorso e infatti il Napoli appena calò Anguissà, appena calò un po' Lobotka e quando Anguissà andò a giocare la Coppa d'Africa, ha avuto un calo delle prestazioni e di vittorie per un lungo periodo. Quindi è questo a me che mi preoccupa, che il secondo tempo del Napoli contro il Torino mi ha molto preoccupato. C'è stato un grosso intervento all'85esimo di Meret su un gran tiro da fuori area, veramente è stata una grandissima parata, e anche in quel momento lì, dove mancavano 5 minuti alla fine più recupero, quindi circa 10 minuti, se il Torino va sul 3-2, il Napoli ormai era in apnea, con molti giocatori, Politano con i crampi e molti altri giocatori che ho visto un po' lì da dice, quelle nazionali, le coppe, sì, lo sappiamo, ragazzi, tutti gli anni si gioca 3 partite a settimana quando arrivano le coppe, quando arrivano le nazionali, quindi non è una novità, quindi bisogna attrezzarsi per avere dei sostituti in tutti i ruoli. Quest'anno ce l'abbiamo in molti ruoli, come Lozano e Politano, che si possono alternare, però non vedo sostituti all'altezza né di Lobotka né di Anguissà. Stiamo aspettando Ndombele, ripeto, dobbiamo vedere se torna quel giocatore che era quando il primo anno con il Tottenham, quindi bisogna ancora aspettarlo e bisogna vedere. Quindi il secondo tempo del Napoli di oggi a me non è assolutamente piaciuto, ma non perché la gestione della gara è stata fatta in maniera sbagliata, arretrando troppo e concedendo troppo al Torino, una squadra di metà classifica, ragazzi cari. E mentre posso capire la partita contro il Milan, perché giochi a San Siro contro una grande squadra, ci sta che puoi subire in dei momenti il gioco del Milan, mi sta bene la vittoria a Milano, che infatti non ho criticato, perché ci sta di soffrire, ci sta che il portiere sia uno dei migliori in campo, ma non ci sta che tutte le partite puntualmente il portiere sia il migliore in campo, perché se è così, poi la fortuna a volte ti dà e poi ti toglie. Capita che il portiere non fa il miracolo e poi le partite non le porti a casa, ok? Va bene, è una premessa un po' lunghetta, ma per farvi capire il senso, perché ho avuto un paio di battibecchi sui social, ma a me non è una critica alla squadra, è un'analisi della partita. Poi se a qualcuno il secondo tempo del Napoli è piaciuto, abbiamo diversi punti di vista. A me il secondo tempo è stato un secondo tempo bruttissimo del Napoli, brutto, non riusciva più a ripartire, non riusciva più a mettere in difficoltà l'avversario. E quindi non mi è piaciuto. Bisognava gestire la gara in modo diverso. Sì, abbassare un po' il baricentro, ma essere comunque aggressivi, recuperare palla e ripartire e casomai chiuderla definitivamente. Invece hanno lasciato il Torino in partita, che era praticamente morto dopo 35 minuti. Questo non mi è piaciuto. Siccome che l'anno scorso il Napoli ha perso il campionato contro questo tipo di squadre, con Spezia, con Empoli, ho paura di ripetere la stessa cosa. Ok? Io sono uno di quelli che, chi mi conosce, appoggia sempre le scelte del Napoli e quindi non critico, non per criticare, ma le analisi delle partite vanno fatte per 90 minuti, non per 30. Poi con un avversario un po' più tosto, un po' più preciso sotto rete, rischi di non portare a casa una partita, ripeto, che dopo 35 minuti era chiusa. Ok, grandissima Anguissà, oggi secondo me migliore in campo, con 2 reti fantastiche, uno di testa e un gol su una sgroppata di 50 metri. Io ho dato un voto basso oggi solo a Raspadori, ma non perché a me non piaccia Raspadori, secondo me non è una punta centrale. Oggi ci sta la tendenza, o nel Napoli si è presa questa tendenza di mettere come punta centrale un piccoletto alla Mertens, ma la parentesi Mertens è stata una parentesi. Anche Mertens io non lo consideravo una punta centrale, l'ha fatto per qualche tempo quando il Napoli giocava a memoria, tutto di prima, e quindi riusciva a fare bene anche in quel ruolo.
Ma io mi immagino sempre una prima punta, una punta centrale fisica che dia anche un'alternativa tattica. Se l'avversario ti viene a pressare, che ne ha di più, che ha più fiato, ogni tanto la palla lunga sull'attaccante che protegge e fa salire la squadra ci vuole. E ovviamente la Spalletti questo tipo di gioco non lo può fare. Forse un poco meglio Simeone, ma la Spalletti come punta centrale non lo vedo. Poi può essere che più in là mi smentisce, ma in generale, i piccoletti come prima punta a me non vanno giù, non vanno giù. C'è un attaccante più fisico, ripeto, che possa anche far salire la squadra quando l'avversario ti mette lì nella tua area di rigore, quindi ogni tanto ci vuole anche che viva il parroco, si dà la palla in avanti, se va nella zona del tuo attaccante, difende palla, se prende un fallo o comunque dà il tempo alla squadra di salire e quindi alleggerire un po' la pressione. Con Raspadori questa cosa tu non la puoi fare, non riesci a farla e quindi abbiamo problemi. Quindi io metto in evidenza quello che vedo, poi se agli altri non piace, abbiamo diverse visioni del calcio. Ok, Meret oggi anche un'altra grande partita, non ha fatto grandissimi interventi, ma ha fatto quell'intervento, quella grandissima parata su un momento della partita che andare sul 3-2, ripeto, ci poteva mettere in difficoltà. Benissimo ancora una volta la coppia Rachmani-Kim, ormai Kim non fa più notizia, mentre tutti gli altri hanno criticato e poi hanno dimenticato anche lo striscione, no. Non ho avuto giudizi su Kim perché non lo conoscevo e oggi sta dimostrando un grandissimo difensore. Ok, Rachmani ormai è un pilastro della difesa. I due esterni bene, soprattutto Mario Rui, un altro assist. Vogliamo parlare di Mario Rui, quello che gli avete consegnato per anni, e poi venite a parlare con me di calcio quando l'avete massacrato a Mario Rui per anni. Io dicevo, guardate, non sarà certamente un fuoriclasse, ma la sua partita la gioca sempre. Andate a leggere tutti i miei post. Non c'è stata una sola critica per Mario Rui quando molti tifosi lo volevano mandare a correggere via. Adesso nessuno, adesso il maestro, adesso lo chiamano il maestro. Allora, un po' di equilibrio nelle cose ci vuole e anche sapere analizzare le partite. Ok. Centrocampo, il solito Colobotto che ha acquistato soprattutto nel primo tempo, poi sono calati entrambi, ma ripeto. Questi non possono fare 90 minuti a certi ritmi, però purtroppo non abbiamo le sostituzioni adatte e questo, mi ripeto, per la centesima volta mi preoccupa. Io ho dato due insufficienze, ripeto, Raspadori non per colpe proprie perché ci sono arrivati veramente pochi palloni giocabili, però troppi isolati in avanti secondo me fa fatica a fare gioco. E un altro secondo me Zielinski. Ragazzi, mi hanno evidenziato che ha fatto il passaggio per Kvaratskhelia, ma il merito è tutto di Kvaratskhelia. Ha fatto un passaggio dalla propria metà campo, un passaggio facile, ragazzi, da indovinare. Ma c'è un giocatore di Serie A che non sa fare neanche un'apertura del genere, ma fatemi capire, ma allora non può giocare in Serie A. Oltre a quello che ha fatto oggi Zielinski, fatemi capire, quando incomincia poi la partita a mettersi sul piano fisico, come è successo anche nel secondo tempo, scompare dal campo. È un giocatore che, mi ripeto, per la centomilionesima volta. Fantastico tecnicamente, ma non ci mette grinta, non ha personalità, si accende e si spegne continuamente, anche all'interno della stessa partita. A me è un giocatore che non piace, punto. Cioè, poi possiamo avere opinioni diverse rispetto alla vostra idea, però a me non piace, perché è troppo alterno. E poi quando c'è bisogno di fare legna, non lo trovi mai. È un giocatore che scompare, nel secondo tempo praticamente non ha giocato. Cioè, a me non piace, ok? Come non mi piacevano Fabian, che poi considerano mezzale, il Napoli non gioca con un 4-3-3. Dove sarebbe questo 4-3-3 del Napoli? Chi sono i tre centrocampisti? I centrocampisti sono Lobotka e Anguissa, gioca con un 4-2-3-1. Perché Zielinski è un giocatore bravo nella tre quarti avversari, ma quando bisogna difendersi e stringere i denti, è uno di quelli che non ti trovi mai. Ok, perciò a me non piace, perché non è completo. E poi a livello di personalità, ogni tanto, nei momenti più importanti viene meno, perciò è una cosa mia personale, a me non piace. Secondo me, se Ndombele riesce a tornare quello di prima, si mette Ndombele, si è molto più coperto nelle due fasi, se torna quello di prima. Ok, di Raspadori ho parlato, Kvaratskhelia anche oggi, oltre a gol, grandissimo gol, con una discesa di 40 metri, palo a piede, e un tiro ad incrociare di sinistro, che va a baciare il palo e si infila in rete, però Kvaratskhelia oggi un po' sottotono. Politano, solita partita di sacrificio su tutta la fascia, a un certo punto non ne ha più, perché non è il Calleon della situazione. Altro discorso che faccio ormai da anni, che bisognava andare a
cercare una nuova ala alla Galleoni, che la staffetta Lozano-Politano è obbligatoria perché nessuno dei due ha i 90 minuti nelle gambe per fare le due fasi. Non ce l'hanno né Politano né Lozano, quindi sarà una staffetta che vedremo per tutta la stagione. Però se lo scouting del Napoli andasse a comprare un giocatore, ad individuare un giocatore molto simile a Calleone, secondo me è da preferire in quella, su quella fascia, visto che a sinistra abbiamo Cavaschelli, con me non si discute. Ok, quindi bene i tre punti, bene la destra della classifica, sono contentissimo, però io sono sempre un po' restio perché siamo rimasti scottati dalle vicende degli ultimi anni, dove Napoli parte sempre bene, poi all'improvviso si ferma. Poi classiche partenze delle squadre di Spalletti, anche quando allenava Roma, l'Inter, parte sempre bene, poi viene un po' meno nel finale. La cosa buona di quest'anno è che a novembre il campionato si interrompe e qui ci sarà una doppia partenza. E quindi là posso sperare che Spalletti possa fare un lavoro di preparazione di nuovo quando ci saranno i mondiali, e quindi nella ripartenza avremo una grossa ripartenza, e quindi una partenza veloce, forte, e quindi dividere il campionato praticamente come se quest'anno fossero divisi in due mini campionati. E quindi questa è la speranza, che quando riprenderà dopo i mondiali Napoli partirà di nuovo forte. Questa è la mia speranza, e nel frattempo, se si aprirà il mercato, cercherei qualche altro centrocampista. Siamo imbottiti, non lo dico solo oggi, di trequartisti, mezzale, ma non abbiamo sostituti a centrocampo. Di Lobotka, che oggi non possiamo proprio fare a meno perché non c'è un sostituto naturale, ma neanche di Anguissà. Quale giocatore può prendere il posto di Anguissà? Forse Ndombele, se tornerà in forma. Al momento non abbiamo un sostituto di Anguissà, degli Lobotka, e quando questi non ci saranno, saranno problemi, lo dico adesso che siamo all'inizio di ottobre. Ok, sempre Forza Napoli, la mia è un'analisi, non è una critica, io non critico mai il Napoli, però un'analisi della partita va fatta. A chi è piaciuto il secondo tempo? Alzo le mani. A me il secondo tempo non mi è piaciuto per niente, ma proprio per niente. Ok, ciao a tutti e buonanotte.